Dopo una lunga e calda giornata estiva scende la notte profonda. Nel momento esatto nel quale le lancette dell'orologio affacciato sulla piazza si posizionano sulle ore due nel quadrante, il busto marmoreo di Guido Fassi, progettista della torre dell'orologio che da secoli scandisce il tempo cittadino, Incredibilmente si illumina ed emette un sospiro profondo. Come se sia appena riemerso dai fondali marini. Ah, finalmente odo i rintocchi provenir dalla torre che mi ingegnai a realizzar! E posso finalmente rilassar le membra marmore. Quanto affanno Marrecolo giorno estivo! Trascorso immobile a trattenerlo fiato sotto la canicola. D'un tratto, anche i busti allineati al suo fianco e disposti nel varco che separa il teatro dal palazzo sul lato sinistro e dal municipio sul lato destro, cominciano ad animarsi uno dopo l'altro. In un primo tempo sono le pupille di ogni statua a brillare. Poi anche lo sguardo diviene vivido e gli zigomi vibrano, le mascelle si sciolgono e le labbra si ammorbidiscono, bagnate da una lingua bianca che all'improvviso spunta sulla bocca dei busti. Messere Guido Fassi, convengo con lei. Fece caldo assai e smisurato, esclama il busto di Alghisi. Se allorché realizzarono codesti ornamenti alla pubblica residenza in cui fummo scolpiti, anziché scalpellare lo marmo, ci avessero plasmato con la sua preziosa e fresca scagliola, forse oggi avremmo sofferto meno la calura e goduto di maggior refrigerio. Eh, caro Galasso Alghisi, lei venera il mio genio, replica prontamente il busto di Guido Fassi, ma lo gesso eccelso per la scagliola, avrebbe invece ceduto alle intemperie più rapidamente di quanto le stagioni del tempo segnino anche la più meravigliosa delle dame, depredandola di ogni beltà. Sarebbe sconveniente di scettare ancora sulle nostre origini, chiosa Alghisi. Tuttavia... Da esperto di fortificazioni ritengo in vero che un muro a ridosso del teatro avrebbe protetto i nostri busti dalla ruina del tempo. Un muro? Un muro dite? C'erano le mura nel mio incantevole borgo gioioso. Interviene con voce possente la statua che riporta sul retro del basamento il principesco nome di Alberto III Pio. Ma poi nuovi barbari precipitarono nello baratro la corte che io condussi agli altari della cultura, quando al mio desco sedevan figure eccelse come il caro Pico da Mirandola e lo stimato Pomponazzi. Mio fedele Barigazzi, insigno medico passato alla storia col nome di Berengario. Tu che al mio cospetto hai goduto dell'educazione umanistica del mio precettore Aldo Manuzio, ricordi quei tempi nei quali la città brillava come la più fulgida delle stelle dello firmamento? Sì, mi signore, risponde Berengario. E serberò sempre nel mio cor, nel mie cervella, in ogni mia membra tutte le memorie di codesta corte signorile ed eziandio piena di virtute e conoscenza oh, ancora con questi ricordi nostalgici lo interrompe sbuffando il più giovane collega Bernardo Ramazzini essendo di un secolo e mezzo più giovane di voi ve lo dico con modi più spicci e con un linguaggio poco cortigiano ma è mai possibile che ogni notte si finisca sempre a discutere del passato rinascimentale rispetto la vostra storia ma non si può rimanere prigionieri di un'epoca. Mentre il dottor Ramazzini parla, gli altri busti, Alberto Pio in particolare, tradiscono un evidente nervosismo. È dall'unità d'Italia che stiamo qui, costretti uno di fianco all'altro, a trascorrere giornate immobili, senza fiatare, e notti intere a discutere solo dei vostri ricordi giovanili, come se il tempo si fosse fermato a corte. Eppure ne abbiamo vissuti tanti di avvenimenti in questa piazza, continua Ramazzini. Vi ricordate quel giorno che ci misero qui sopra? Rammentate il fervore unitario che percorreva le vene del nuovo Stato, tanti problemi, tante contraddizioni, tante differenze culturali e linguistiche, tanta miseria. E come in questi tempi difficili tanta incertezza e paura, ma anche tanta speranza di un futuro migliore. Quante vicende memorabili si sono svolte sotto il nostro naso marmoreo, a volte entusiasmanti, a volte tragiche, sempre però trovammo l'energia e la forza per rialzarci. Prosegue Ramazzini. Vedemmo fissare sul torione degli spagnoli la lapide che celebra la breccia di porta pia. E c'è ancora qualcuno che, nella notte del 20 settembre, si arrampica sulla parete per issarci una corona. E rammentare che la nuova Italia venne forgiata non solo nella battaglia contro lo straniero e l'austriacante, ma anche nella lotta tra scettro e croce. Ramazzini si appassiona sempre di più nel suo racconto e prosegue. E, e quel giorno che traslocarono il monumento equestre di Manfredo Fanti? Ah, spettacolare. I bambini che accompagnavano il carro che lo trainava verso il parco delle rimembranze. Che festa! E che orizzonte si riaprì al nostro sguardo! Finalmente potevamo rivedere tutto il portico lungo e, con la coda dell'occhio, ammirare anche la nostra cattedrale. Non sapete quanto mi manca questa piazza! Chi ha parlato? Chiedere a Mazzini. Sono io, il generale Fanti, qua giù, al parco. Mi manca proprio la mia piazza, ma confesso che in giornate calde come quella di oggi preferisco starmene qui, al fresco, al fresco del parco delle rimembranze, in sella al mio stallone, che morire di caldo lì in mezzo. Però che nostalgia sento per tale splendido scenario. Se qualcuno un giorno decidesse di riportarmi lì, vicino a voi, dove mi posero inizialmente il 30 agosto 1903, quando la piazza portava ancora il nome dell'amato Vittorio Emanuele II, beh, ne sarei certamente felice. Mi riporterebbe alla mente i fasti della patria e i ricordi giovanili. Quando fui a fianco dell'amico patriota Ciro Menotti nella congiura del 3 febbraio 1831, stroncata da quel voltafaccia del duca Francesco IV, gran figlio di buona donna, adesso posso dirlo. Ah, che tempi quelli del risorgimento! Quando penso a quello che ho fatto nell'Emilia, nelle campagne e soprattutto nei sedici mesi che tenni il portafoglio della guerra, e che in tutto questo ci ho perduto la salute e nessuno mi ha detto neppure grazie. Allora capisco, e capite anche voi, che ci vuole un grande amore per il proprio paese per non dare un calcio al mondo. Ho lavorato con tutta fede per l'indipendenza, la libertà, l'unità e perché l'Italia fosse una sola nazione indipendente e non fosse retta dispoticamente. Quelli. Furono gli unici voti che feci istituendo l'esercito italiano. Ramazzini sospira e poi riprende: Quanto orgoglio risveglia questa piazza! Non andò sempre così, però, caro Fanti. Purtroppo ricordo anche la piazza gremita che accolse Mussolini. Per fortuna sua, generale, lei si risparmiò la visita del capo del fascismo visto che il suo monumento era già stato traslocato al parco. A stento ho resistito da rivolgere a Mussolini una sonora pernacchia, quando a pochi passi da noi attraversò la piazza per recarsi in municipio. Ma c'era troppa gente e rischiavamo di farci scoprire. Molti, per la verità, furono obbligati ad essere qui, altrimenti avrebbero assaggiato il manganello e bevuto olio di ricino precisa il busto di Traiano Boccalini io che fui vittima di potenti so quanto il potere incuta terrore e non fui certamente fra i plaudenti nemmeno quella volta interviene Ugo da Carpi mediocre pittore ma grande innovatore e promotore della xilografia di rado prende la parola in quel consesso di illustri marmi ma quando accade il nostro celebre concittadino regala battute davvero fulminanti e sarcastiche. Sta a vedere boccalini che pure tu eri sulla lama a pescare quel giorno, dice Ugo sollevandogli la rità generale. Eh, il mio ricordo più doloroso risale a quel 16 di agosto del 44 riprende a raccontare Ramazzini con tono commosso. Che scempio e quanta brutale violenza! Le urla lancinanti di sorelle, di mogli, di madri, attraversavano tutta la piazza e si sentiva sin qui l'odore acre del sangue sul selciato, a pochi metri da noi. Mi viene un groppo alla gola. Non posso dimenticare i corpi straziati di quei sedici uomini, in gran parte giovanissimi, trucidati dalla brigata nera. Ancora oggi capita che le grida dei loro familiari... Mi risveglio nel cuore della notte. Per interminabili momenti. I busti sembrano tornare immobili, tutti intenti a pensare assieme a quei tragici eventi. Signori, oggi è stato anche giorno di mercato e siamo tutti provati, perché non ci siamo potuti rilassare un attimo, dice Ramazzini. È faticoso rimanere immobili nell'estate afosa, con tutte le persone che sono passate di sotto e coi colombi che non ci hanno risparmiato proprio nulla di sopra, accidenti a loro. Ma mi sono stancato di sentirvi rievocare ancora una volta le vostre gesta giovanili. La storia è qualcosa di superiore e più complesso della nostra singola e per quanto illustre memoria. Ma soprattutto, a forza di essere nostalgici di un lontano rinascimento, Rischiamo di perdere di vista il futuro. Ma pusillanime l'anime cattedratico che non sei altro, lo ammonisce Niccolò Biondo. Ma che ne sai tu della corte dei Pio e della città di Carpi, tu che l'hai abbandonata per ambizioni accademiche fuggendo lontano? Non ti permettere di mettere in discussione le mie scelte. Io sono fedele prima che alla patria, al giuramento di Ippocrate, replica Ramazzini. E non mi faccio dare lezioni da un cappellaio come te, caro il mio trombetta, come ti chiamavano quando facevi il trombettiere alla corte di Alberto III. Mm, non sto più nella pelle, anzi nel marmo. Trombetta non me lo dice più nessuno da secoli. Adesso scendo da qui e ti faccio vedere io, dottore dei miei stivali. Oh, finalmente, commenta Ramazzini. Almeno parli come mangi. Sono 150 anni che ti sopporto. Io ho umili origini e ho studiato duramente nella mia vita, privo dell'antico lignaggio e dell'agio di cui avete goduto tutti voi. Ma è con la fatica che si costruisce il futuro, non con la nostalgia. E oggi sono il padre della medicina del lavoro, celebre in tutto il mondo. La tua notorietà invece trombetta che millanti di essere l'inventore del truciolo per aver intrecciato due fili di paglia non oltrepassa nemmeno il viale che ti è stato dedicato alle nostre spalle. Come osi marrano insorge irritato Nicolo Biondo io sono l'inventore della treccia di paglia di salice che di generazione in generazione divenne l'arte del truciolo estesa ed affinata dalla sapiente attività industriale e dalla genialità del lavoro carpigiano. La mia arte diede lustro e successo all'economia pubblica e privata di questa terra. Fu pratico indumento, gioia di ornamento effimero e bello al mondo intero. Ecco, vedi trombetta che sei uno sfigato, ti riduci a citare la tua stessa lapide, sei ridicolo sfigato dici non è parlando come i ragazzini che posteggiano sotto al tuo busto nei pomeriggi feriali che ringiovanisci di qualche secolo vecchio trombone sfigato sarai tu dice sempre più alterato e rosso in viso nicolo biondo io ho dato prosperità a questa città mentre tu non hai fatto proprio nulla intanto io sono segnalato anche su wikipedia replica prontamente ramazzini mentre per trovare qualche informazione su di te non basta nemmeno la treccani e dubito che siano veritiere Biondo improvvisamente sbotta e il suo linguaggio si adegua al gergo poco urbano del contendente adesso Ramazzini mi hai proprio rotti i coglioni silenzio! gli interrompe bruscamente Alberto Pio sta arrivando qualcuno immobili tre giovani due femmine ed un maschio Stanno procedendo verso il teatro, dopo essersi lasciati alle spalle il portico del grano. Straccioni, saranno i soliti vandali notturni, mormorò Alberto III. Speriamo non facciano danni. Giuro che se anche questa volta pisciano ai piedi del mio pilastro, gli scaraccio in testa, aggiunge sottovoce, muovendo appena il labiale Ugo da Carpi. I tre... Arrivano all'altezza dei busti e poi si siedono sui gradini. Ma esattamente, ci sono. Ma tu, Svetlana, cosa ne sai? Sentirei che i miei buoni carpigiani del Rinascimento, Shinunuma. Eh? Ezen. Sono tra i più illustri carpigiani del Rinascimento e non solo. C'è Alberto III Pio, signore di Carpi, ed altri celebri architetti, artisti e scultori. Le statue sono state realizzate per l'inaugurazione del teatro, grazie al contributo di privati e gruppi. Sì. Vabbè raga, si è fatta una certa. Sono ah. le due e mezza. Sì. Dai, andò anche domani a studiare. Altrimenti, mate la cagniamo di brutto. Anche la speranza, ultima dea, abbandona i sepolcri e l'oblio avvolge tutte le cose nella sua eterna notte e una forza operosa le trasforma in continuazione. Ah, però, ma ne sai a appacchi di storie e lettere. Sono solo riminescenze scolastiche. I tre proseguono silenziosamente e assorti nei loro pensieri, uno a fianco all'altro, lasciandosi alle spalle la notte, mentre la piazza e i suoi monumenti si addormentano silenziosamente.